Thomas Marvin Hagler, duro campione, ha dovuto qui hit a man, a sort of damaging punch yet. It's hard missing with a right. Hagler bobbing and weaving. It's hard going in. Si limita a controllare l'avversario. Tocca col destro comunque. Harp cerca di lavorare al corpo, poi jab death. Cerca prevalentemente di lavorare al corpo Hart. Per il momento preferisce combattere d'incontro Hagler. Ha toccato bene con il sinistro. Fatica l'arbitro a dividere Hart, che sembrava il più insiste in modo un po' particolare. Buon gancio sinistro di Hart, disposto a prendere rischi Hagler per il momento, ma rientra bene con un sinistro al corpo. A vuoto col sinistro Hart questa volta, rientra con il destro Hagler. Buon 1-2 di Hagler sull'attacco dell'avversario. Gancio destro di... È chiaro che se a quel tempo ci fossero state 4 o 5 versioni del titolo... Ecco qui il toccato con il sinistro! Hagler e... Sto dicendo che se ci fossero state a quel tempo 4 o 5 versioni del titolo, questo sarebbe stato un match sicuramente... Hart, niente, Hagler tocca ancora col sinistro, poi col destro. Down. Adesso l'azione di Hagler diventa più insistente, più continua, del destro a sorpresa di Hagler. Destro e sinistro di Hart, che poi manca un largo destro. Tocca col sinistro Hagler, ancora il sinistro. Ha due mani ora Hagler, reagisce bene. Destro e sinistro di Hagler. Poi il sinistro di Hart, poi il destro di Hart. Si dimostra pericoloso. Gancio destro di Hart, poi il gancio sinistro. Ancora Hart. Hagler costretto a difendersi, cerca di riguadagnare il centro del ring, cerca di riguadagnare la distanza, tocca bene col sinistro due volte. E adesso è Hagler che va in avanti, colpisce, destro-sinistro. Hagler leading from the nose. Hart takes a right hand. 30 seconds to go in round four. Again. Sinistro, poi il destro al corpo di Hagler, che ha subito nella prima parte del round, ma adesso viene fuori alla grande. Gancio sinistro di Hart comunque, e poi invece il montante destro di Hagler. No laughing right now. Gene Hart's gonna hope for this bell to come soon. Una bellissima ripresa questa, è la quarta, il match previsto sui 10 round. ...1976, è il 32esimo incontro della carriera. Buona azione di Hart, che ha messo Hagler in un angolo. Col sinistro Hart,
Hart has Hagler in Hagler's own corner, but Hagler punches his way right out of the corner. He seems to have no difficulty at all getting that right hand jab or the left hand lead such as that one through Hart's defenses. Gene Hart is very definitely tired. Gene Hart, that's a different I know of a certain tante destro di Hagler. Gene Hart too, that is not in that kind of condition. Now, he is a heavyweight, he's a middleweight. As Hagler against the ropes, Hagler has been pretty successful just punching his way out of that kind of difficulty earlier. E qui è scosso Hart. Round number five. Hagler trying to do more damage to Cyclone Hart. Hart è andato al tappeto nella terza ripresa. Qui però ha recuperato bene. Qui però sbanda. Dà l'impressione di essere in difficoltà. Fuori misura con un largo destro Hagler. Poi però aggiusta la mira. Non Marvelous Marvin Hagler. Again, he has Hagler against the ropes, but it has not bothered Hagler getting there. As he's been able to punch his way right out of trouble each time. Rapido il destro di Hagler. 20 seconds remain. Cerca sempre di lavorare al corpo Hart. Hart again trying to get Hagler against the ropes, but going in rather cautiously now. Gets a left hand in. That's a good left hand. Gancio sinistro di Hart, un bel gancio sinistro che Hagler però incassa. Ancora Hart. According to the judges that decide here, that's a third warning for him. So he could be in trouble just from. Pur stanchissimo, Hart si produce una buona azione offensiva, buono il gancio destro. Hagler against the ropes. A pretty good left hand got through, and there's a left to the midsection, and Hagler having some difficulty fighting out of it this time, as he has so successfully before. As Hart scoring heavily, especially in the first minute. Gancio sinistro di Hagler, poi il destro, ancora il sinistro, sinistro due volte, poi il destro, il sinistro, ora Hart è in difficoltà, ma incassa, reagisce. Hagler, scosso per un momento Hart, match durissimo, di grandissima intensità. Hart has dished out most of his damage here in this round. Vedete la precisione con la quale Hagler colpisce d'incontro. Very wary now. May have punched himself out a bit here in the early part of the sixth round as Hagler battles out of the ropes. Hagler with the uppercut. Col jab destro Hagler. Left hand missed by Hart. There's the right hand jab and the left. Ancora segni di stanchezza da parte di Hart. Però ha reazioni pericolose. Gancio destro di Hart, poi la reazione di Hagler. Molto più veloce, molto più preciso. Probabilmente anche più potente. Now Hagler trying to back Hart into Hart's own corner. Good left hand by Hart. Sinistro di Hart. And Hagler gets Hart. Settimo round. Hagler a southpaw. Right hand jab. È un incontro previsto sulle 10 riprese senza titolo in palio. Marvin Hagler contro Eugene Hart. Di Hart, ciclone. But it seems awful small when you're trying to get away from some of those punches. Again, Hagler into the corner. Left hand lands. Not with a whole lot of steam, though. Gene Hart's getting the instruction from his partner. Hagler con jab destro, poi fa seguire il gancio sinistro. He wants to keep punching, build up those points. See that he's had three rounds taken away from warnings and penalization after the late blows after the bell had rung. Ricordo che c'è stato un knockdown subito da Hart nella terza ripresa. Boxer, both men, we're in round seven, approaching the midway point of it. Hagler with his back to us. They exchange scoring blows. Rimpianti sportivi. Right now is one of those periods where fight up to now that it's no wonder that they're.
tired. He carries him off for a whole game. These boxers have to be. Si appoggia con un. Agler dà l'impressione di voler lasciare un po' di iniziativa al suo avversario. Hart non si fa pregare. Gancio sinistro. A vuoto. Il sinistro. Ora il jab destro di Agler. E ogni tanto cambia guardia. Decisione naturale di Agler, quella del mancino, in guardia destra. In avanti Hart. Hart in avanti. Il gancio sinistro di Agler. Il destro di Agler. Poi una serie al corpo, poi reagisce Hart con una serie a sua volta. Agler dà. Qui però c'è Hart che non se la sente di continuare. È stato